Buonasera e ben ritrovati. Oggi, lunedì 1 febbraio, la Social TV mando in onda, mi affianca il video creato da Lorenzo Taidelli appositamente per questo salotto in presenza virtuale della Libreria Bocca, il salotto di Bocca in Libreria, ricostruire senza sosta la speranza, ritornato per la terza volta il patrocinio del Comune di Milano che ci affianca fino a fine giugno e poi verrà rinnovato per fine dicembre perché la Social TV proseguirà per tutto il 2021. Vi ricordo che l'archivio della Social TV con 530 incontri, oltre 1.800 persone sono intervenute in questo salotto culturale, è disponibile sulla pagina YouTube della Libreria Bocca. E vi ricordo che su Facebook e Instagram sono state raggiunte le oltre 500.000 persone che hanno visto, guardato e girato, condiviso tutti i video. Sono qui di nuovo in compagnia dopo 2 settimane di assenza di colui che cura questa rubrica Dynamic Calcio, Fortunato D'Amico, e quindi un grandissimo benvenuto. Ciao Fortunato. Ciao Giorgio, grazie, buon anno intanto perché non ce lo siamo ancora fatti e iniziamo Auguri, buon quest'anno, anno. grazie, quest'anno iniziamo con qualcosa di veramente particolare, la nostra rubrica, perché è un anno, essendo la rubrica poi dedicata alla multidisciplinarietà, abbiamo pensato di iniziare con quello che secondo me è stato uno degli uomini più interdisciplinari della storia del nostro paese e parliamo di Dante. Per fare questo abbiamo invitato un personaggio, Un personaggio, mi un verrebbe da dire, un personaggio. E tra l'altro vorrei dire, alle mie spalle qua, questa qua bianca, è la prima opera d'artista fatta da Guido Peruzzi, che è l'unico artista vivente in Italia con due opere a Palazzo Ducale a Venezia, messe dalla Gabriella Belli, che è dedicata alla Social TV, che appunto c'è scritto Giorgio, buongiorno tutti i giorni, la Social TV col patrocinio del Comune di Milano, e ricostruire senza sosta la speranza. Quindi, caro Fortunato, siamo nella storia dell'arte anche. Siamo nella storia dell'arte anche. Ci arriviamo quest'oggi con Massimiliano Finazzer Flori, che io intanto saluto e ti prego Siamo di inquadrarlo. benvenuto. Massimiliano, Grazie. buongiorno e benvenuto. Grazie per aver accettato l'invito di Fortunato e grazie per essere partecipi alla Social TV della Libreria Bocca. Grazie a voi, davvero. Ecco, Massimiliano Finazzer Flori, penso che a Milano lo conoscono tutti perché è stato anche assessore alla cultura del Comune di Milano, ma non solo quello, è una delle sue tante sfaccettature, perché Massimiliano è tante cose, è un letterato, è un teatrante, un attore, un regista cinematografico, un regista teatrale. Ecco, tutte queste facce di Massimiliano oggi sono, le possiamo in qualche modo anche sintetizzare anche nella sua capacità di saper comunicare personaggi importanti della storia del passato e di renderli attuali. Tra questi Leonardo da Vinci, come vi ricordate lo scorso anno, e quest'anno Dante Alighieri. Io però, Massimiliano, ti chiederei di raccontare brevemente un po' il tuo excursus professionale e artistico. Ma io sono, credo di essere perlomeno un uomo di parola, intendendo dire che credo con Pascal che la parola sia un essere vivente. Io ho dedicato la mia vita alla parola, di cui sono innamorato, una parola che immagino a volte come la possibilità di viaggiare con me stesso, la possibilità di viaggiare per scoprire me stesso attraverso la parola e quindi attraverso la lingua. Questo viaggio non è solo un viaggio metaforico, è un viaggio fisico che io ho fatto perché almeno dal 2012 ad oggi ho rappresentato la lingua italiana in palcoscenici, a teatro, nel cinema, in Europa, negli Stati Uniti, in Australia, in Cina. Francamente credo che siano quasi 30 gli stati e le nazioni che ho attraversato, sempre convinto di essere portatore, o meglio, più precisamente servitore di quella tradizione profonda che non è una colonna spezzata che resiste agli ingiuri del tempo, ma di quello spirito che promana dalla parola Italia, dalla cultura Italia. E quindi chi sono? Sono un uomo che riconoscendo la propria unitarietà come tutti è vissuto, attraversato da pulsioni irrefrenabili. Queste pulsioni irrefrenabili ovviamente prendono le forme diverse e da questo punto di vista l'interdisciplinarietà che tu accennavi mi ha sempre segnato, ho segnalato, quindi offro format di teatro e di cinema, mi occupo di regia e come attore
di portare una cultura condivisa tra noi. Ecco, sì, una cultura che in questa secolarizzazione della stessa cultura abbiamo visto un po' frammentata, cioè se l'immagine era quella che ci presentava Leonardo da Vinci o lo stesso Dante Alighieri, di cui parleremo tra poco, di una cultura olistica in generale, collegata dalle stelle alla terra e in tutti i suoi aspetti, quello filosofico, quello dell'arte, della musica, ecco, questa condizione, tu sei un po' un paladino della ricostruzione di questo nuovo, di questo modello che si ripresenta come nuovo, infatti è un nuovo rinascimento il tuo modo di fare, no? Come operatività. Non ti sembra che in questo momento storico, grazie anche alla rivoluzione, diciamo, tecnologica in atto, si stia riassistendo un po' alla rinascita, dell'interdisciplinarità, dell'interculturalità? Ma guarda, sono d'accordo con te, ci sono due elementi secondo me da sottolineare. Il primo è che se l'uomo è uno, il sapere suo è uno, il suo bisogno di sapere è uno, ma le competenze per raggiungere, le vie per ottenere questo sapere sono diverse e soprattutto sono in divenire. Ecco, quindi noi abbiamo già questa tensione dialettica tra una unità alla quale ci vogliamo congiungere e una diversità di approcci alla unità stessa. Quest'epoca, tu dici, ci riporta a un dialogo più serrato tra due saperi spesso opposti nel Novecento, soprattutto nel primo Novecento, il sapere umanistico e quello scientifico. Da questo punto di vista, per Leonardo, per il Rinascimento, questa divisione non c'era perché la ricerca, come dire, partiva dall'uomo e come dire, aveva l'uomo al centro. Noi al centro della nostra ricerca abbiamo spesso messo altro, a cominciare da una accezione dell'economia deleteria per l'antropologia. Sicché questa possibilità oggi di curvare le tecnologie, la tradizione, insomma di avere, per citare il titolo di un film, delle ali dorate, una l'innovazione, l'altra la tradizione, una l'invenzione, l'altra la scrittura, ci possono oggi riportare ad una ricerca di senso comune. Sì, certamente. Ecco, senti, prima di parlare di Dante, che è il tema della giornata, parlerei anche di Leonardo, perché la stagione di Leonardo, delle celebrazioni di Leonardo è appena finita. Tu sei stato anche qui un attore protagonista, tra virgolette. Che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Che cosa hai capito di più stando vicino a Leonardo in questi anni che lo hai studiato e rimesso anche in qualche modo sul palcoscenico? Lo amo profondamente, la mia attività di Dante quest'anno è un'attività di servizio necessaria e voluta, ma Leonardo rimane il paradigma di riferimento, anche non soltanto della biografia dell'artista, ma della biografia di uomo in cui io mi riconosco, questa curiosità inquieta che lo pervade e che ne segna il passo. Ma come afferma lo stesso Leonardo, se un uomo vincesse 1.000 uomini in battaglia, minor valore avrebbe di colui che vincesse se medesimo. Ecco, in questa affermazione di Leonardo credo ci sia tutto. Innanzitutto una sfida con se stessi per cercare di eccedere da se stessi e di donare. E di donare. L'eccedenza come dono e il dono, come dire, in questo caso poi prende la forma dell'arte. Quindi Leonardo ci rimane a fianco perché Leonardo è davvero sempre nostro contemporaneo. E ci consente sempre di confrontare il nostro tempo con quell'eterno di cui noi abbiamo memoria. Noi abbiamo una memoria di eterno, però siamo dei contemporanei. Leonardo è la sintesi perfetta e precisa di questa relazione. Ecco, Dante precede nella storia Leonardo da Vinci, come sappiamo. Dante è un uomo che porta un messaggio assolutamente nuovo per un'Italia che ha intenzione di in qualche modo di costruire quella schizofrenia che era tipica, no, degli spezzettamenti che lo stesso territorio italiano aveva, sia dei linguaggi, della lingua romanza. Tenta di fare un'operazione in qualche modo di ricucitura in un'Italia ancora travagliatissima da questo punto di vista, no? Ecco, Dante, quest'anno si parla di Dante in un'Italia a pezzi, tra virgolette, è un eufemismo, ma di fatto è così. 700 anni dalla morte di Dante. Anche qui tu hai preparato qualcosa di importante, anche qui qualcosa di interdisciplinare, multidisciplinare, un prodotto, diciamo, che in qualche modo ridarà completezza anche a questo artista a partire da una sua opera. Questa operazione tu l'hai chiamata Dante per nostra fortuna.
Vuoi raccontarci? Sì, Dante per nostra fortuna, perché per fortuna Dante è l'Italia e non è l'Italia che spesso, come dire, noi affrontiamo quotidianamente. Tra la realtà spirituale e culturale di Dante e la realtà storica e politica del nostro tempo, ahimè, per nostra sfortuna, noi apparteniamo alla seconda. Aggiungo anche che ormai è abbastanza evidente, senza entrare nel derby poco interessante tra Dante e Petrarca, che questo paese ha prolungato l'esilio di Dante post mortem molto più del dovuto, del necessario. Quindi riportare la nostra attenzione a Dante, non soltanto alla Divina Commedia, ma a Dante come padre della patria, padre di una tradizione cristiana, di un diritto romano, di una certa idea, come dire, del mondo e soprattutto una certa idea della poesia. Ecco, non dimentichiamo che Dante, è colui che ci ricorda che la poesia è probabilmente la scienza, più esatta che noi conosciamo. E delle 101.658 parole, più o meno, della Divina Commedia, penso che non ne sbagli una. Ecco, voglio dire. Tutto questo rigore insieme, tutta questa, come dire, partecipazione al mistero della nostra esistenza, Dante lo offre. Dante però non è, attenzione, solo uno scrittore, è un politico. Dante, come dire, è anche una figura che non rinuncia a una partecipazione civile e politica, e di questo non dovremmo dimenticarci. Quindi quale migliore occasione per fustigare i vizi contemporanei che avere a disposizione il suo inferno? Ecco, arte come responsabilità sociale, diremmo in questo caso, insieme ad altri artisti che si stanno adesso impegnando in una dimensione un po' diversa da pensare all'arte solo come estetica. Ecco, Dante, tu hai raccontato, hai fatto questo progetto, Dante per nostra fortuna, e sei riuscito a sintetizzare tutto questo, la complessità appunto dello stesso Dante, in un cortometraggio, no? Dove metti in scena, se non sbaglio, 21 canti di tutta l'opera Sì. di Dante Alighieri. E come si fa a sintetizzare un'opera di un personaggio così eclettico e anche così profondo in pochi minuti così? Con quale criterio hai lavorato? Ma con un paradosso borghesiano, quando sei di fronte a un incrocio devi imboccarlo. Come si fa? Si fa, si deve prendere una via, si deve scegliere una via. La mia via in questo cortometraggio è offrire un triplice punto di vista. Certo, attraverso la Divina Commedia, attraverso 9 canti dell'Inferno, 5 del Purgatorio, 6 del Paradiso. Quindi ho scelto quei canti che mi potevano restituire un'estetica, un'etica a me funzionali, o più che a me, insomma, al film, a questa visione. Non dimentichiamo che la Divina Commedia è un genere della visione. E quindi il cinema è o avrebbe dovuto essere uno sbocco, come dire, del tutto naturale per raccontarci questa Divina Commedia. Ma io ho offerto altri 2 punti di vista. C'è un bambino cui la madre sottrae finalmente i videogiochi, spingendo questo bambino paradossalmente all'inferno, a un castigo con un libro. Solo che questo libro, la Divina Commedia, è il bambino prima. Riottoso comincia invece progressivamente ad appassionarsi fino ad addormentarsi con questo libro e a sognare oniricamente le figure, perché di figure si parla con la Divina Commedia, e sogna, e mentre sogna è coinvolto, come dire, senza nessuna relazione con la danza contemporanea a vivere questi canti. Ho voluto raccontare la Divina Commedia con la danza contemporanea per scelta paradossale. Come direbbe Dante, senza vostra domanda vi confesso che questo è il corpo umano che voi vedete. Ebbene, se Dante è l'unico corpo umano e gli altri non proiettano ombre, nel mio film invece il corpo umano sono dati proprio dai danzatori. Questi danzatori che quindi fanno una coreografia dei canti, ma dietro le quinte, mentre il bambino sta sognando la Divina Commedia, c'è qualcuno. C'è qualcuno, è un vecchio attore che non può lavorare, sembra di essere la stagione del Covid. E racconta a una donna di servizio che si trova lì per caso che cos'è l'inferno per un attore, che cos'è il purgatorio e che cos'è il paradiso. E alla fine questo attore, quando il palcoscenico sarà suo, scoprirà che non ha nessun spettatore e vivrà questa esperienza parallela al bambino sognante. E concludo dunque quindi una Divina Commedia che da un lato nel backstage ci porta nel nostro tempo che stiamo vivendo, dall'altra parte chiede di fare quello che Borges ci sottolinea, legge la Divina Commedia con ingenuità, con quel diritto all'ingenuità di affidamento di cui avremo bisogno.
Ecco, sì, tu sei capace a fare queste operazioni trasversali nel tempo, cioè mettere insieme personaggi del passato e attualizzarli. In questo caso non ti è bastato solo Dante Alighieri, diciamo che così sei stato ispirato ad esempio da Gustave Doré, che è stato un grande disegnatore, litografo francese, che tra l'altro si era cimentato appunto nell'illustrazione della Divina Commedia, così come della Bibbia e di altre opere. Ma nello stesso tempo, per la parte teatrale, leggo che hai fatto riferimento anche a Giotto. Sì. Ecco. Questo mix di mixala di situazioni è un'operazione complessa perché ci sono diverse parti. Come si omogenizzano tutti questi personaggi? Ma allora ti ringrazio per questa domanda perché anche, come dire, bussa alla porta, come dire, del drammaturgo. Con una citazione di Eraclito, potrei dirti che pare che Eraclito, prima della sua scomparsa, avendo vissuto anche un'età longeva, avrebbe affermato: ah, se avessi avuto ancora una connessione, se avessi avuto ancora una connessione. Siamo sempre alla ricerca di connessioni, tutto un tema di connessioni, di connettere. Ecco, questa connessione, nel caso di Giotto, di Gustave Doré, nella scelta, come dire, estetica e cromatica di Giotto e nel design, lo dico a te, così esperto nel design, perché di questo in fondo per certi versi si occupa Doré, nel restituirci, come dire, degli angoli, delle diagonali che forse non avevamo identificato. Tutto questo mi fa pensare a un altro filosofo, Nietzsche, quando afferma che la nostra vita poi alla fine è soltanto il battito di un ciglio di un dio, cioè siamo di fronte a un patrimonio culturale così vasto che anche il passaggio a Giotto e Doré è davvero un passaggio fugace. Tutto si tiene nella ricerca, soprattutto se la nostra ricerca avviene con la letteratura. Certo. Senti, Dante Alighieri, dicevamo, è un uomo, un letterato, un uomo colto e trasversale anche lui. Mi fa meraviglia tutte le volte che parli di Dante Alighieri pensare a lui anche come astronomo, no? È una curiosità che mi spinge a farti questa domanda perché spesso tutte le volte che citiamo appunto Dante Alighieri si cita il cielo, no? L'impero celeste, ma lo si cita così come se si dovesse citare qualcosa che sta lì, mentre invece il nostro Dante è molto attento nelle sue decifrazioni dei pianeti e nella restituzione poi narrativa, no? Ma assolutamente, mi fai pensare cioè, Dante dice nel Purgatorio, credo al canto ottavo, dice: aguzza qui lettor gli occhi al vero, che il velo è tanto ben teso, certo che il trapassar dentro è leggero. Straordinario, no? Il tema del rapporto tra vero e velo. Ebbene, Dante ogni tanto, come dire, solleva il velo sul mondo. E qui vediamo le stelle, ma è talmente attento, talmente precisa ad indicarci, come dire, i sentieri, che per 3 volte alla conclusione dell'inferno, lo sappiamo, a rivedere le stelle, quando si è poi puri disposti a salire le stelle nel purgatorio e il finale, il straordinario finale del paradiso, gli ultimi versi del canto 33, di nuovo le stelle. Ma che stelle sono? Certo, c'è la stella della teologia, giustizia, fortezza, prudenza, temperanza, ma ci sono anche le stelle dei naviganti, a mio avviso. Ci sono anche delle stelle, come dire, che ci indicano, come dire, che c'è un universo, come dire, che ci accompagna. E quindi il tema delle stelle in Dante non è soltanto, come dire, letterario, ma anche scientifico, come dicevi te, nel senso che si misura con le conoscenze astronomiche, astrologiche del tempo. Concludo poi che Dante, sono anch'io dei gemelli, come tutti i gemelli, ha un certo senso di autostima e quindi, come dire, devo dire, i Dante e i gemelli, quindi Dante e Mercurio, insomma, lo spingevano in qualche modo a citare e autocitarsi. Ecco, cioè, senti, passare dalle stelle e passare alla musica, il giochino era facile in quell'epoca, oggi sembra un fatto così, cioè oggi se tu dici a un musicista guarda che la musica ha a che fare con le stelle sembra di dire anche qui una grande bestemmia, ma di fatto noi abbiamo imparato i tempi, abbiamo imparato lo scorrere del tempo, abbiamo imparato anche la metrica, quindi il battere il tempo attraverso le parole.
Ecco, questa coniugazione sei riuscita a farla anche nel tuo filmato, immagino che io adesso non abbiamo avuto modo di vederlo se non qualche breve presentazione del trailer che è passato prima. Sì, il trailer che è passato prima è un trailer precedente alla produzione del film. Il vero trailer l'avremo a fine febbraio, lo offriremo sicuramente agli amici della Libreria Bocca e a tutti coloro che stanno seguendo il vostro, come dire, encomiabile progetto. Beh, che dire, qui c'è il tema non solo della matematica, ma c'è il tema del numero, il numero, il numero. Non dimentichiamo, abbiamo prima ricordato Dante Uomo, anzi di Dante Uomo non abbiamo così parlato, ma si dovrebbe forse parlare. Comunque Dante poeta, Dante politico, Dante scrittore, Dante inventore. In questo senso me lo rende, come dire, mi sembra di far sorridere come se potessero a distanza Dante inventore e Leonardo inventore. Perché Dante inventa la metrica, l'endecasillabo, cioè quella sua scelta stilistica è la cifra della sua invenzione. Insieme a quell'altra sua passione politica, ma che diventa come dire, un posizionamento, se vogliamo, come dire, di riferimento per sempre nella cultura, almeno occidentale, il fatto di voler abbandonare lo latino per naturale amore della propria loquela, che è quello che dice poi nel De Volgari Loquentia, quindi per amore della propria loquela, del proprio linguaggio, del proprio linguaggio. Qui ci vedrei tra l'altro un contributo e una riflessione delle neuroscienze, cioè sarebbe interessante ragionare su Dante, i numeri, gli elementi linguistici di neuroscienze e quante altre informazioni ci potrebbero dare in chiave interdisciplinare. Questo per concludere alla tua domanda rispondo, ho lavorato sul numero, ho lavorato sulla composizione musicale e sulle danze con l'uno, col tre, col sei, col nove, con tutti i multipli naturalmente. Del 3 e ho declinato il termine 3 in tutta la cortometraggio che dura 24 minuti non a caso e che quindi ha tutta una serie di inserti simbolici volutamente inseriti, alcuni un po' nascosti per scelta. Ecco, la parola, dicevi, è il fatto, è basica in Dante Alighieri. Con la parola noi possiamo costruire la scienza, e questo poi è un'idea che passa anche dal Cratilo di Platone e da tanti altri. Questo vuol dire che quando tu parlavi di rivelazione, questo termine ci offre diverse possibilità. Uno è rivelare, rimettere il velo, e l'altro è scoprire, cioè nello stesso significato. Quanti giochini di questo tipo, anagrammi o giochi di parole, fa Dante Alighieri nella Divina Commedia? Tanti, Ma tantissimi. Ne vuoi è ricordare qualcuno? Credi. incredibile. Intanto mi hai fatto ricordare, visto che stiamo facendo il nostro format, un format da libreria che nel 1846 credo arrivò nelle librerie, forse non italiane, subito il Perché poeti di Heidegger, il tema di Holzweg, di Sentieri interrotti, no? Perché poeti? Perché poeti? Beh, perché i poeti ci devono dare i trabocchetti, ci devono dare, come dire, ci devono offrire dei sentieri interrotti dove, come dire, il gioco è finire in una radura. E perdersi. Ci sono due modi per entrare nella Divina Commedia, per uscirne, arrivare finalmente, stanchi, stremati, affaticati, confusi alla fine, oppure per starci dentro. Cioè, signori miei, qui i libri, molti leggono i libri per finirli e si dà da performer, no? Da performer, una prestazione fisica. No, non è una prestazione fisica, la lettura è un atto mistico di partecipazione. Quindi si entra dentro la Divina Commedia per starci, per fermarsi in mezzo. Quindi Dante fa di tutto per fermarti in mezzo e ti infila spesso dei versi perché tu possa in qualche modo rimanere lì. Lì in qualche modo a riflettere per capire se tu hai davvero capito. Quasi sempre la risposta naturalmente è no. Anche perché, concludo, non dimentichiamo che la Divina Commedia è costruita da una parte metafisicamente, se vogliamo. Ma dall'altra parte i personaggi sono storici. Se tu parli di Filippo Argenti, se tu chiedi quali sono le tre donne che, le tre donne, non una donna, non solo Beatrice, ma perché Santa Lucia e la Madonna, perché tre donne corrono a salvarlo, tu devi avere una biografia dei personaggi, devi conoscere storicamente i personaggi. Non dimentichiamo, e davvero concludo, che la Divina Commedia sì, è un viaggio, ma Dante non è Omero, Dante non ha l'Odissea. Dante costruisce quegli incidenti che l'Odissea in qualche modo non aveva così ben previsto. È interessante. Sì, da questo si capisce che io starei nel limbo, cioè a me piacerebbe fare uno spettacolo sul limbo, così inviterei anche Orazio,
inviterei anche Lucano, capisci? Sarebbe un bel club, noi dico. Ecco. Senti, io ho sempre pensato che tutta la storia del racconto filosofico sia legata alla famosa metafora del labirinto, cioè questo labirinto di cui noi non capiamo come abbiamo costruito le tracce, la città, la storia, ma che in origine è una proiezione stellare sulla nostra terra, di un paradiso che sta in cielo, viene proiettato in terra, ma col tempo le persone si scordano di questa cultura, no? Mi pare che poi questa metafora che si cela dietro, appunto, Arianna è proprio questa, cioè alzare la testa al cielo e prendere il filo di Sofia, che altro non è, perché se Anna è la luna, Arianna sarà ancora la luna, è il filo di Arianna, è il filo della filosofia. Che penso che Dante ci stia indirizzando in questo percorso che apparentemente ci fa perdere, però se abbiamo capito che bisogna risollevare la testa al cielo per capire un po' come sono nati i nostri segni, i nostri codici, i nostri modelli comportamentali, imitando qualche cosa che stava in alto, forse capiremo qualcosa di più di quello che è la produzione artistica, soprattutto degli anni passati. Ma sono d'accordo, anche perché non dimentichiamo la questione allegorica, la possibilità ermeneutica di attraverso le allegorie di entrare in Divina Commedia. Noi siamo sempre meno abituati alle allegorie. Io sono abbastanza preoccupato. Intanto sono preoccupato perché noi non studiamo più a memoria, quindi nostra generazione, non la nostra, la generazione dei nostri figli, non fa esercizio memorico, non ha memoria, non ha capacità di memoria. Ma non è solo capacità di ricordare, è proprio di capacità di apprendere per poter ricordare, è un'altra questione. Quindi gli manca il metodo, gli manca, come dire, ripeto, l'esercizio. A fianco di questo esercizio della memoria manca l'esercizio di capire che una mela di fronte, come dire, non è soltanto un'equazione calorica, ma può anche essere un'equazione fisica se la guardiamo pensando che cade in testa a Pitagora o se parliamo di Isaac Newton, eccetera, eccetera, per arrivare a fare riflessioni sulla mela, sulla natura morta nella pittura oppure nella teologia, eccetera ancora. Nel senso che una cosa è tante cose. Una mela non ha un sapore in sé, come dice Borges, bisogna assaggiarla, il sapore dipende dal rapporto, dalla relazione. Ecco, io credo che stiamo perdendo la capacità di leggere anche i libri, la letteratura, perdendo quella opzione allegorica che invece è fondamentale. Ma è fondamentale anche per essere, se mi permetti, per la tolleranza, la solidarietà, i rapporti umani, insomma, per quella cosa lì che chiamiamo attività civica. Ma penso che stiamo dicendo delle cose che qualcun altro all'inizio del secolo scorso si era posto un po' come problema. Sto pensando a Gustave Le Bon, che ha scritto un libro che si chiamava Psicologia delle Masse, no? Dove lui, poi un libro che verrà letto e straletto da tutti i dittatori, perché spiega che la massa in fondo non è la somma di tutti i cervelli che ci sono dentro, ma è un cervello unico a parte, che ha una memoria molto volatile. Ecco, siamo arrivati in un mondo di memorie volatili e noi ci adagiamo alle memorie volatili, quindi non siamo più in grado di fare quell'operazione di approfondimento stesso dei segni e dei simboli che sicuramente in altre epoche le persone di cultura riuscivano a fare, ma non era necessario neanche essere colti, cioè si lavorava con una mente diversa, secondo me. Ecco, volevo chiederti questo, questo filmato, questo film che tu hai fatto, come lo porterai in giro? Non credo che sarà solo una proiezione di un film, visto poi le tue attitudini, no, interdisciplinari. Sì, infatti, il film ha, diciamo, come obiettivo, come è stato per Ali Dorate, il film sul lockdown e quelli precedenti, per esempio quello su Leonardo, dei festival internazionali, specialmente i festival indipendenti, ma è associato anche a una lettura teatrale della Divina Commedia, quindi a una lettura che ha, come dire, la scelta dei canti a seconda dei territori dove noi andremo, come dire, a recitare. E effettivamente esiste già un progetto che inizia dal 22 marzo, indovina dove? A Mantova, dal Duca, perché si poteva noi non partire da Virgilio, infatti partiamo da Mantova. Ma poi lungo un percorso che ci vede toccare anche altri territori, affrontiamo tutta una serie di province fino a giungere anche a Milano il 7 aprile, con un grande evento di cui dirò più avanti e che ci vedrà presenti per diverso tempo. La lettura teatrale io voglio farla diversa a seconda dei luoghi, chiaramente, quindi non voglio dire che
insomma, voglio dire che cerco i canti e cerco le letture che sento più, come dire, vicine anche al luogo in cui sarò messo in scena. Vorrei privilegiare in questo percorso alcune città italiane che hanno una struttura perfino anche urbanistica medievale per riportarci, come dire, coevi al tempo. Ma altre volte invece possiamo prendere un'altra strada, per esempio nel caso del film, io spero a Firenze in autunno, cioè adesso non so se devo promuovere, come dire, qualche bello che Sì, succede prego. a Firenze, c'è una biennale importante che si candida ad essere un punto di vista dell'Italia e dall'Italia diverso e quindi per esempio saremo sicuramente alla biennale di Firenze in autunno. Con il film, con la possibilità a fianco del film di recitare, perché il film, quei 24 minuti, nella mia idea in teatro, permette che quando si è in teatro si possa interagire tra le immagini che sono in scena e le immagini in palcoscenico, in modo tale da co continuare un canto che si è concluso nel film, continuandolo, come dire, in scena, facendo dialogare lo spettacolo dal vivo con la proiezione dietro, affinché il cinema si trasformi a sua volta in videoinstallazione. Ecco, questo è un po' il processo. Ok, è un po' come fare il taglio della tela di Fontana, cioè rientrare di nuovo nella realtà, è un'operazione di questo tipo. Dantesco, il taglio, il taglio, quel pertugio lì, la Sì, cui sì. lo guardiamo da quella parte, ma c'è sempre il tema orientale, no? Bisogna vedere i quadri di Fontana nel taglio dall'altra parte, da dietro il quadro, no? Dall'altra Bisogna vedere. parte, dietro. Eh Sì. beh, certo. Beh, il taglio è sempre un qualcosa di seduttivo. Io ricordo da studente negli anni 83-84 di aver fatto un corso che si chiamava Il taglio del coltello con l'allora Germano Ceylan, che era il mio docente appunto dell'ora, Il taglio del coltello, dove era stata coinvolta tutti i ragazzi, noi eravamo 13 se non sbaglio, 15 ragazzi in questo corso. E insieme a Frangheri, ecco, che cosa non è venuto fuori su che cos'è il taglio è qualche cosa di incredibile. Cioè, solo a fare riflessioni, come dicevi tu all'inizio, sui simboli, sui segni e anche sulla natura, noi ricaviamo tutta la nostra conoscenza. Quindi è certo che la parola, giustamente, è la parte basica per creare le scienze. Ecco, io volevo chiederti questo, prima o poi di Vostra farti una un'altra domanda. generazione colta, Fortunato, Scusami. che era una generazione colta, quella di artisti che avevano una conoscenza anche della storia dell'arte. Ora, quel taglio di cui tu parli, oggi la classe dirigente pensa al taglio del nastro, pensa a inaugurare cose di cui non conosce i contenuti, quindi questo è il tema del taglio oggi. Ecco, senti, volevo farti una domanda, visto che infatti ti sei cimentato anche tu come Dante nell'avventura della politica a Milano. Se dovessi tu riformare il sistema culturale italiano, che cosa faresti come prima operazione? So che è difficile, però te lo chiedo come provocazione. Da dove bisognerebbe partire? Ma sai, come dire, dal punto di vista delle mie simpatie sto più dalla parte dell'anarchia che dell'autarchia, quindi è una domanda certamente per me difficile. Al tempo stesso, come dire, la risposta è necessaria. Io credo che la questione politica nel nostro paese sia che la cultura le deleghe della cultura devono essere nelle mani dei principali poteri del paese, non di quelli secondari. Al fine di assicurare la massima responsabilità della delega con la funzione. Quindi, prima questione. Seconda questione, quello che non funziona con la cultura italiana, chiaramente è il ciclo produttivo che deve scavallare quello politico. Per cui, come dire, la cultura deve ragionare con un piano quasi urbanistico di una città, quindi darsi un piano quinquennale, finanziato e finanziabile e sostenibile, capace di assicurare, come dire, delle infrastrutture anche mentali nel tempo. Non può vivere la logica chiaramente dell'evento, del provvisorio, del transeunte, questo è chiaro. Rimane il fatto che nel dialogo tra cultura e politica, se la politica fa un passo indietro, la cultura ne fa due avanti. Ecco, questa mi sembra la mia risposta, però. Bene, senti, Devo dire. vorrei passare a un'altra domanda. Milano, non ti sento più? Mi senti? Sì. No, Sì. Vorrei passare a Milano perché non. vedevo sorridere Giorgio, no? Sì. Che era co collegato, l'ho visto in video, Sì. ma l'ho detto perché
perché è talmente facile affermare quello che ho detto, visto che stiamo facendo un format dalla Galleria Vittorio Emanuele di Milano, il Salotto di Milano, è evidente che una politica culturale fa, come dire, un regime, costituisce dei regimi fiscali, se mi permetti, anche di affitto ai locali culturali ben diversi da quelli del fashion, dei ristoranti o bla bla. Questo renderebbe la galleria un luogo di cultura e non un'altra cosa. Questo vale per tutta Italia, l'Umberto Prima, Napoli. Cioè, va tutta ripensata, come dire, la dimensione, diciamo, giuridica e normativa del rapporto tra cultura e commercio. Va tutta ripensata profondamente, totalmente. Ecco, tu Molti, che. per citare, molti teatri dietro non hanno neanche, diciamo, lo scarico dei camion per scaricare le cose, e se stanno 2 minuti più gli danno la multa. Questo è il sistema, diciamo, che va contro qualsiasi indotto possibile che la cultura può produrre in questo paese. In questo paese. Senti, io volevo passare adesso a Milano, perché tu a Milano sei molto legato, oltre a Leonardo da Vinci sei proprio legato, hai fatto un filmato anche qui durante il Covid che ha lasciato a bocca aperta, senza fiato tutti, ali dorate. Io non so se magari Giorgio riesce a mandarcelo un attimo, perché a me ha sorpreso moltissimo vedere questa situazione. Avevo già visto esperimenti dove le statue parlano a Milano, penso ad Attilio Stocchi, ma tu hai fatto un'operazione, diciamo così, con questo Covid e poi anche con la tecnologia che ci ha lasciato veramente quel segno che noi ricorderemo tutti della città. Penso che il tuo video sia rappresentativo e noi che abbiamo vissuto questa cosa lo porteremo sempre, quel video, ali dorate. Come nasce anche qui un'idea così, un po' Beh, stramba durante il Covid? questo è un tema che mi commuove. Ho molto sofferto il primo lockdown, ho sofferto vedendo cosa succedeva nella nostra società. Quel film è stato davvero un atto di amore. E sì, è stato girato tra il venerdì di Pasqua e i giorni successivi. Una città completamente deserta, si continuava a dire le città sono deserte, le piazze sono vuote, e io non ero affatto convinto, ero convinto che questo nemico invisibile del Covid potesse avere di fronte qualcos'altro che invisibile non era, la storia. Quindi i personaggi storici, le statue di notte si sono riunite, sono scese dai piedistalli e a mio avviso ci hanno salvato. Fin girato l'80% col drone, 20% a cavalletto, con, come dire, scendendo per la città e trovandoci in una situazione davvero surreale, ma al tempo stesso filologica, perché tutti i personaggi, io nella mia drammaturgia, li ho fatti parlare davvero con il loro pensiero e le loro parole. Qui stiamo vedendo ad esempio Garibaldi, a cui ho affidato, naturalmente, o Leonardo, ho affidato i pensieri e le parole che essi stessi hanno detto alla loro epoca, cercando di trovare dalle loro biografie, dai loro testi, la risposta al contesto di quest'epoca. Sì, rimarrà sempre, chi vuole può rivedere il film su Rai Play, rimarrà sempre come documento e devo dire, amo molto questo film e gli sono molto grato. Ecco, senti, questo film ci ha fatto capire una cosa importante, che la città intanto esiste ed è vivibile se ci sono le persone, però dall'altra parte ci fa anche capire che noi siamo l'espressione dell'arte di quella città. È così evidente in queste immagini, cioè noi ci riconosciamo in Milano, ci riconosciamo nel suo modello anche di pensiero storico che cambia, però ci sono dei cardini fondamentali. Ecco, qui vediamo la galleria, e qui sotto c'è proprio la libreria Bocca. Abbiamo capito che noi siamo la città, noi siamo il riflesso, siamo lo specchio. Tu parlavi prima di neuroni a specchio, no? I cosiddetti neuroni a specchio. Noi, i neuroni gemelli sono quelli che ci aiutano in qualche modo a identificarci. Ecco, vorrei concludere con questo, poi lascio la parola a Giorgio che ha sempre delle domande da farti alla fine. Ecco, quanto è importante avere sapienza nel costruire le città? Lo dico soprattutto per una città come la nostra, Milano, che un po' questa la sapienza l'ha un pochino persa negli ultimi anni, no? Quanto è importante dare dignità attraverso la costruzione, appunto, culturale del territorio? Guarda, io ho iniziato, diciamo, tra le mie attività proprio a Milano negli anni 2000, 20 anni fa, poco dopo, come dire, ho cominciato le mie attività proprio in galleria, portando, la rappresentazione di libri sull'ottagono in galleria, pensando che la galleria non fosse un passaggio, ma un museo a cielo aperto, dove il flâneur, parigino, come piacerebbe a Baudelaire, diventava, come dire, attore del suo stesso palcoscenico. Ma anni dopo ho scritto un libro che si chiama Citamorfosi,
dove sosteneva appunto questo tema, cioè le città si trasformano come noi ci trasformiamo con esse. Certo, ha sempre ragione Calvino, possiamo dare forme ai desideri oppure essere da loro cancellate. Da questo punto di vista il film durante il Covid ha una citazione indiretta di Calvino, quando egli afferma, guarda caso, nelle città invisibili, che bisogna cercare e saper riconoscere che cosa dell'inferno non è inferno e farlo durare, dagli spazio. Quella è la grande opportunità che abbiamo. Concludo sul tema della città, una cosa che trovo sempre straordinaria. Come faccia tanta gente così diversa, con tutti i problemi che ognuno di noi ha, a convivere meravigliosamente la dimensione urbana? Perché larga parte della società convive per scelta dentro un grande agglomerato urbano. Questo è un mistero, è un stupendo mistero, che però, come dire, ha una risposta, cioè è la città, cioè che ci fa stare insieme. Quindi io ne sono innamorato e infatti mi diverto ancora. Anche la scelta di Ali Dorate è nata in questi termini, perché se tu cammini e guardi la città, una foglia, un albero, una statua, una porta, una finestra, un angolo, sono sempre letteratura, sono sempre filosofia urbana. Bene. Allora, sicuramente Giorgio è già pronto lì che scalpita come tutte le volte per fare la domanda. Io volevo fare la domanda su Ali Dorate, ma non importa. Invece, no, per concludere anche la questione di Ali Dorate, so Massimiliano che è stato selezionato a diversi festival internazionali e quindi tu sei riuscito anche in un periodo in cui la città era disabitata a farla partecipi nel mondo. Ci puoi raccontare un po' il festival e poi a questo punto, se questi festival si sono tenuti, come è andato questo filmato? Io da alcuni anni i miei film li faccio partecipare su una piattaforma internazionale di festival indipendenti, e Ali Dorate per esempio ha vinto a New York e 2 settimane fa a Las Vegas come miglior documentario. Ora siamo iscritti, se non sbaglio, in Arizona, nell'edizione indipendente di cortometraggi di Cannes e anche altrove. Devo dire che l'attività del filmmaker indipendente in questa epoca digitale è fiorente e felice, perché c'è molta più democrazia, se mi si permetta, c'è molto più merito sui festival internazionali digitali che di quelli tradizionali, dove vi partecipano film come è stato il mio low budget e dove davvero vince la creatività. È evidente che aver vinto a Las Vegas con un film sulla Milano vuota girato durante il lockdown per la giuria di Las Vegas è stato l'elemento straniante che mi ha portato sulla mia idea a vincere. Quindi questo per dire che chiaramente certe idee creative che nascono in un luogo troveranno successo inevitabilmente in un altro, ma per avere un luogo e l'altro abbiamo bisogno di una piattaforma, se vogliamo abbiamo bisogno di un ambiente. Oggi quindi l'ambiente digitale ci dà questa opportunità. Per questo, quando scelsi il titolo del film, avendolo girato col drone, tenni una doppia citazione. Ali Dorate, perché davvero quando manovri il drone, io avevo degli operatori straordinari, davvero voli e segui direttamente le riprese, come dire, dal tuo monitor, e quindi hai quest'ala che vola. Ma l'altra ala è quella di Giuseppe Verdi. Tornate all'antico sarà un progresso, le ali dorate, no? Di quel vapensiero, di quel popolo che deve uscire fuori, come dire, deve emanciparsi da una schiavitù ingiusta. Ebbene, tutte le schiavitù sono ingiuste, ovviamente. Quindi, diciamo, le due ali in questo caso ancora una volta sono mosse. Certo, ho fatto un film low budget con la tecnologia, col drone, però avevo Manzoni come attore, avevo Verdi, avevo la Minerva. Avere la Madonnina di Milano che porta sempre bene, e questa è la dimostrazione che Milano, anche dalle persone che la frequentano, ma soprattutto per la città che è veramente, dopo l'Expo, è diventato il fiore all'occhiello un po' internazionale. Milano è la città desiderata, voluta, adesso purtroppo col Covid si è un po' tutto arenato. Allora, altro paio di altre... Nei titoli di coda del film... Io nel cast ho messo tutti i nomi dei miei personaggi, tutte le statue, quindi io nel cast avevo anche Leonardo, capito? Cioè non si può non vincere con cast del genere, quindi come regista è stato facile, avevo un cast, devo dire, però il produttore, che sono sempre io, aveva scelto il cast, quindi insomma alla fine dai.
Ti auguro anche l'Oscar a questo punto, meritatissimo. Ascolti Massimiliano, no, la tua domanda era questa: cosa pensa un personaggio come lei e cosa ha fatto durante questo periodo di blocco, anche della chiusura dei musei e della chiusura ovviamente dei teatri? L'abbiamo detto e ripetuto, tra i luoghi più sicuri c'erano e ci sono ancora i musei, i teatri e i cinema. Voi e le librerie sono stati i primi non solo a capirlo, ma a dimostrarlo, soprattutto in un'epoca che si dimostrerà sempre di più carica di psicopatologie, carica di stress e di problemi psicologici di cui la cultura da sempre ha dato una risposta di cura dell'anima, di cura della mente, di limitazione dei sogni, di emancipazione dalle nefandezze della vita contemporanea che ci accompagnano. Quindi, che cosa penso? Penso che, per essere chiari, è mancata certamente una scelta di coraggio a livello governativo, a livello politico. A livello politico. Molti teatri si erano offerti, come dire, di fare i controlli oggi, ancora oggi, come in alcune società sportive, di fare i tamponi prima di accedere al teatro e di controllare il loro pubblico. Tra l'altro, la statistica dimostrava che i casi di Covid tra i partecipanti agli eventi culturali e alle attività culturali erano bassissimi e ridottissimi, anche perché, mi si consenta, visto che siamo in famiglia con questi spettatori che seguono la cultura, anche perché il pubblico della cultura è tendenzialmente, a mio avviso, sensibile, colto e responsabile della propria situazione. Lo sa, perché si informa, il pubblico della cultura è informato. Penso un po' di più di quelli che andavano nei mezzi pubblici oppure finivano, come dire, in un ristorante come dire, a divagare. Quindi penso che abbiamo perso un'occasione per dimostrare invece che la nostra filiera culturale sul territorio era assolutamente in grado di gestire il Covid. E poi avete citato. E Penso anche che a qualcuno è convenuto stare chiuso e questo non è un bel pensiero, questo perché non è nel pensiero. settore della cultura c'è stato qualcuno che chiudendo ha guadagnato più che aprendo e questa è una cosa brutta, ma quelli della cultura come noi devono anche avere il coraggio di dire che i colleghi scorretti è meglio che se ne vadano a fare un altro mestiere. Ecco, perché Questo poi il problema è di tutta la filiera legata alla cultura, che è un grosso problema, perché la maggior parte, l'80% è comunque libero professionista con partita IVA e comunque non è gente che ha uno stipendio a fine mese. E quindi c'è anche questa fazione che ormai si è andata a creare tra colui che ha lo stipendio garantito e quindi stare a casa o andare a lavorare, non cambia nulla, e chi ovviamente non potendo andare a lavorare non guadagna neanche. Poi è stato citato Borges ed è doveroso l'omaggio a un personaggio scomparso che è Franco Maria Ricci, che ha dedicato una vita intera al labirinto, oltre che aver fatto anche il labirinto della Masone, la fondazione. E poi prima parlavate di memoria, di perdita della memoria perché viene meno utilizzata e meno incentivata nell'utilizzo appunto anche da parte della scuola. Sarà il caso di dire che stiamo andando verso una memoria virtuale, cioè la memoria la tengono gli apparecchi elettronici che utilizziamo come cellulari, computer e noi ovviamente ci distraiamo a fare altro che poi non ha molto. È così, è un tema serio. Ne sono preoccupato soprattutto per i ragazzi. Non a caso ho voluto per scelta, visto che la sceneggiatura l'ho scritta io, in questo film, mettere appunto, come dire, nel film di Dante per la nostra fortuna, un bambino che viene sottratto dai videogiochi e viene punito con un libro e poi scoprirà che questa punizione lo porta a salvezza, perché scoprirà la fantasia, la passione. E alla fine poi l'amore, perché poi quando parliamo di Dante questo è il tema, una storia di amore. Si può avere una storia di amore con un computer? Risposta, io credo di no. Si può avere una storia di amore con un libro? Sì, si può farlo, si può averlo. Quindi credo che questo faccia ancora la differenza. Però ancora una volta la responsabilità è l'esempio. Siamo noi che dobbiamo portare un esempio positivo, un esempio, come dire, successo. Scusa, io volevo solo dire sottolineare una cosa. Molto spesso si fa una grande confusione quando si parla di
cultura ed informazione sono due cose assolutamente diverse. Cioè, una persona informata non è necessariamente una persona colta. L'informazione quasi sempre è un concetto sull'attualità che passa velocemente. Siamo in una società informatizzata e informata, ma non siamo più in una società colta. La cultura è quella cosa che Massimiliano Finazzara Flori ha espresso fino adesso parlando di Leonardo e di Dante, e la capacità di saper collegare fatti apparentemente, solo apparentemente lontani perché non sai più quali sono le origini, e ricostruire l'universo della tua vita, dei segni e dell'antropizzazione che l'umanità è riuscita a fare in questi millenni e millenni di storia. E questa è la cultura. Non è certamente l'informazione, è una parte dell'informazione della cultura, ma non è quella, secondo me. Sì, assolutamente su questo dobbiamo trovare un'alleanza importante, produttori della cultura e naturalmente i produttori anche sapere scolastico, mettiamola così. Certo, vale sempre la frase del nostro Borges, spesso, anzi lui diceva, la mia educazione è stata interrotta dall'istruzione scolastica. Io che dire, io sono entusiasta di questo incontro, è bellissimo, ho imparato tantissime belle cose e devo dire che la Social TV, cioè questo salotto virtuale in presenza, è nato proprio con questo intento, tenermi occupato e riempirmi di cose interessanti dei nostri ospiti. Quindi ringrazio il padrone di casa, in questo caso Fortunato D'Amico, ma ringrazio ovviamente il nostro super ospite della giornata e si vede proprio l'amore viscerale per la città di Milano e questo è veramente perché a Milano si può solo amare, È si così. può solo amare, È così. una grande città. Grazie mille, è un buon proseguimento e aspetteremo a questo punto il film completo su Dante, lo andremo a vedere, lo condivideremo e magari faremo un nuovo collegamento facendo vedere proprio tutto il filmato mentre lei, Massimiliano, può commentarlo e magari raccontarci un po' il backstage, questa terminologia inglese, lockdown, backstage, ma il dietro le quinte, ecco, il dietro le quinte. Lo farò volentieri anche perché nel film io ho girato il backstage. Il backstage e lo stage in realtà dialogano senza che l'uno sappia dell'altro. Mi sembra una buona metafora della vita. E con questo è tutto. Grazie Fortunato, grazie Massimiliano, alla prossima. Buona serata.